L'altra cosa bella che sta succedendo ovviamente è Sanremo, è l'evento più importante dell'anno. Ha fatto molto scalpore, vediamo la slide numero uno per favore, il fatto che Sanremo nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara, è venuta fuori questa cosa, perché un giornalista durante credo una conferenza stampa ha fatto una domanda, come vedrete adesso dal video, Amadeus l'ha schivata completamente, cioè, la faccia terrorizzata di Amadeus mentre quello lì fa la domanda. Passa la palla al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, e sentite che cosa risponde lui per giustificare in qualche modo il fatto che i cantanti non debbano essere vaccinati. Mi chiedevo, quali sono le regole di ingaggio per i big in gara, per gli artisti in gara? Devono essersi tutti vaccinati per partecipare? Ci sarà un caso come quello di Mietta ballando per intenderci? Grazie. Guarda, di questo devo far rispondere il direttore o il vice direttore perché già mi occupo della parte sanitaria mia e no, sinceramente di tutti non ho un protocollo stampato. Come per tanti programmi televisivi, intanto la selezione ad un programma, tanto più alla kermesse più importante della TV, non può essere diciamo dirimente rispetto all'essere Novax o all'essere vaccinato. Quindi è un dato peraltro molto serio, sensibile, che la RAI non può chiedere e però insomma ci tengo a dire che l'essere non vaccinati non può essere un motivo di esclusione. L'essere non vaccinati non può essere motivo di esclusione, più semplice di così. D'altronde l'ha detto anche lui, sono dati sensibili, quindi la RAI non può permettersi di chiedere al cantante se è vaccinato, perché sono dati sensibili, no? Invece a quello che ha 51 anni e che dal 15 di ottobre non potrà più andare a lavorare, a meno che abbia il vaccino, quello glielo puoi chiedere se è vaccinato, ovviamente. Sì, la faccia di Amadeus era tutto un programma. Scusate, però non ho potuto Ci evitare. mancava la scritta sotto, oh cazzo, proprio sembrava Sì. che dire, oh cazzo, qualcuno se n'è accorto. Però l'aspetto più sublime della faccenda è che hanno perfettamente ragione. E solo che per loro, sia per i cantanti, si applica la regola, si applica questa regola sacrosanta che sono fatti delle persone stesse, cioè appunto sono fatti privati il fatto di essersi vaccinati oppure no, mentre non si applica per tutti gli italiani. E questo quindi tutti lo dobbiamo ricordare, tutti lo dobbiamo ricordare quando ci chiedono di dimostrarlo. Ecco, se ci fosse una grande unità da parte di milioni di persone a rifiutarsi categoricamente di divulgare il proprio stato vaccinale come una faccenda medica privata, probabilmente ne usciremo molto più veloci. E purtroppo è facile dire, è più difficile da farsi, soprattutto per quelli che hanno perso il lavoro, però nel nostro piccolo, tutte le volte che qualcuno osasse chiederci il Green Pass all'ingresso di un negozio, a questo punto di un negozio, di un bar, di un esercizio, eccetera, eccetera, allora lì sì che abbiamo la piena facoltà di rifiutarci categoricamente.